Buonasera, signor Onorato. Buonasera, dottoressa. Lei ha già detto che ha fatto parte di Cosa Nostra. Vuole chiarire quando è entrato a farne parte? Sono stato combinato nel 1980. Lei ha già parlato di una famiglia mafiosa. Vorrei che ripetesse in quale famiglia mafiosa è entrato a fare parte. Sono stato combinato nella famiglia di Partanna Mondello. All'epoca, nel 1980, era mandamento. E capofamiglia, capomandamento era Rosario Riccobono. Il sottocapo Salvatore Micalizzi. Senta, chi era presente alla sua cerimonia di affiliazione? Dove si è svolta? Si è svolta nel nostro territorio di Partanna Mondello, un quartiere chiamato Villa Scalea, che si trova a Partanna Mondello, dove Cassano Riccobono aveva delle strutture, delle ville, assieme con Salvatore Lo Piccolo, sottocapo della famiglia di Tommaso Natale, e sono stato combinato in queste ville di Villa Scalea, dove che c'era Salvatore Lo Piccolo, Rosario Riccobono, Salvatore Micalizzi, Michele Micalizzi, Giuseppe Micalizzi, Pippo Gambino, Salvatore Biondo il Lungo, poi c'era Giuseppe Buffa, sottocapo all'epoca della famiglia di San Lorenzo, Michelangelo Pedone, uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo, Bartolomeo Spatola, rappresentante della famiglia di Tommaso Natale, Gaetano Carollo, sottocapo della famiglia di Resuttana, di Francesco Madonia, Antonino Madonia e altre persone che erano anche presenti là. Quel giorno è stato l'unico ad essere combinato? Sì, sono stato l'unico ad essere combinato. Lei ha avuto un padrino di affiliazione, sicuramente. Ci vuole dire chi è stato? Sì. È stato Gaetano Carollo, sottocapo della famiglia di Resuttana. In questa cerimonia di combinazione c'è stato un rituale? Sì, sì, c'è stato il rituale della santina che mi è stata bruciata nelle mani, la pungiutina, come si dice in dialetto palermitano, nel dito, dove che ho fatto il giuramento che se io tradivo Cosa Nostra le mie carni dovevano bruciare come quella immagine che stava bruciando nelle mani. In quell'occasione le sono state spiegate le regole che regolamentano l'organizzazione della quale lei era entrata a fare parte? Sì, sì. Mi è stato detto di dire sempre la verità, di non rubare, di non fare rapine senza essere autorizzato, di dire sempre tutto quello che si faceva al capomandamento. Se mi dovevo allontanare, dovevo partire, farlo presente, di non guardare le donne degli altri, tutta una serie di comportamenti che già esistono con una persona prima di essere combinato, perché prima di essere combinato queste qualità vengono osservate e poi successivamente si decide di combinare una persona. Il periodo, lei ha detto prima di essere combinati, c'è un periodo di osservazione. Lei quanto tempo prima si era avvicinato a questa organizzazione e in che modo? Aveva già commesso delle... Ma io già nel 78, anche nel 77, 2 o 3 anni sono stato vicino alla famiglia di Partanna Mondello, che all'epoca nel 77-78 il mandamento si distendeva fino all'Acqua Santa, via Montalbo. Rosario Riccobono aveva anche questo territorio dell'Arenella, Acqua Santa, Resuttana, e io ero vicino a questo mandamento già. A chi in particolare era vicino? Ero particolarmente vicino a Salvatore Micalizzi, fratelli Micalizzi. E in quel periodo, cioè dal 78, quando lei ha cominciato a conoscere questa organizzazione, fino all'80, lei ha commesso reati, ci vuole dire di che tipo? Sì, sì, io prima di essere combinato ho fatto anche degli omicidi, incendiare qualche macchina, ho dato dei colpi di legno a un paio di persone. Abbiamo strangolato delle persone allo Zen, in un quartiere di Partanna Mondello,
persone che portavano per essere strangolati e poi sciolti nell'acido venivano bruciati. E poi successivamente sono stato combinato nell'80. Ma lei apparteneva a una famiglia di sangue mafiosa? No, io no. Io sono l'unico che sono stato in questa strada. Io ho dei fratelli, parenti, nessuno di noi era mai stato in questa strada, non è stato mai arrestato nessuno di noi, di mio padre. Quanti anni aveva nel 78 lei? 18 anni. Senta, dopo la sua combinazione, intanto questi omicidi che lei ha commesso prima di essere combinato, li ha commessi su decisione sua o su incarico e decisione di altri? No, su incarichi sempre del mio capomandamento, di Sano Riccobono. Successivamente, quando lei è stato combinato, ha proseguito a commettere questi reati? Sì. Senta, signor Onorato, prima di iniziare, perché lei, ho capito che conosce bene l'epoca che ci riguarda, questo è il processo della strage del dottore Chinnici e degli uomini della scorta, io vorrei che lei riferisse alla Corte se lei ha subito periodi di detenzione e che li indicasse nel tempo. Sì, sono stato arrestato io nel 1984, ottobre 84, e sono uscito dopo 2 anni e 10 mesi, perché dovevo fare 4 anni e 10 mesi, ma ho usufruito di 2 anni di condono e sono uscito a 2 anni e 10 mesi il 17 agosto del 1987. Poi nel 92 mi hanno spiccato il mandato di cattura per l'omicidio di Salvo Lima, sono stato un anno latitante e mi hanno arrestato nel 26 novembre 93. Dal 26 novembre 93, quando poi ha iniziato a collaborare con la giustizia? Ho iniziato a collaborare il 11 settembre 96. Senta, nel periodo dal 93 al 96 è stato ininterrottamente detenuto? Sì. Volevo chiederle che lei spiegasse alla Corte quali sono state le motivazioni che l'hanno indotta a collaborare con la giustizia. Ma le motivazioni per cui io ho collaborato era perché non mi rivedevo più in questa organizzazione Cosa Nostra e per dare un futuro ai miei figli e per evitare che entrassero a fare parte di questa organizzazione. Senta, quando lei ha iniziato a collaborare, sostanzialmente, oltre al delitto dell'onorevole Lima, lei aveva altri titoli di reato? No, io quando ho iniziato a collaborare non l'avevo l'omicidio Lima, perché mi era stato tolto della Cassazione. Sono andato in Cassazione prima di collaborare ero rimasto solamente con l'associazione 416 bis. Poi avevo un'altra custodia cautelare per quanto riguardava l'omicidio di Dino Badalamenti del 1981, dove che ero imputato assieme con Anselmo, Ganci Calogero e altre persone. Senta, quando lei ha iniziato a collaborare, vuole spiegare alla Corte di quali delitti si è autoaccusato, i delitti più gravi? Sì, mi sono autoaccusato io come esecutore materiale dell'omicidio Salvo Lima, mi sono accusato della scomparsa di Emanuele Piazza, un agente del SISD, dell'omicidio dei fratelli Pedone, dell'omicidio dei fratelli Ceusa, persone che abitavano a Cerda, territorio di Caccamo, l'omicidio di Paolo Gaeta, l'omicidio di un certo noto, l'omicidio gli omicidi dei cugini Graffagnino, una serie di scomparse dello Zen che andavano dal 1978-79 fino alla mia detenzione, che neanche conosco queste persone perché non li conoscevo, li portavano lì mentre che io ero
appena combinato e neanche li conoscevo. Erano persone dello Zen, persone che rubavano senza autorizzazione di Cosa Nostra e che venivano strangolati nel quartiere di Partanna Mondello. Oltre ad autoaccusarsi, c'è l'omicidio pure di un certo D'Agostino, imprenditore D'Agostino. Ecco, oltre e complessivamente quanti omicidi ha commesso lei, signor onorato? Ma non lo so, questi dello Zen saranno persone che per 2 o 3 anni sono stati fatti questi omicidi, che persone che neanche conoscevo, una trentina, più una cinquantina. Tra questi omicidi che lei ha commesso, ce ne sono alcuni inquadrabili nella cosiddetta guerra di mafia che si è verificata negli anni Ottanta, nei primi anni Ottanta? Sì, c'è stato l'omicidio Badalamenti, l'omicidio di un certo Gallina che è stato pure ucciso a Carini, l'omicidio di Nino Badalamenti, poi il mandamento di Rosario Cobono si è interessato anche degli altri omicidi che interessavano alla guerra di mafia, c'era Emanuele D'Agostino che era venuto a Partanna Mondello ed è stato strangolato, che faceva parte anche della guerra di Cosa Nostra. Lei ha fornito contributo anche su fatti in merito ai quali non è direttamente coinvolto? Sì, sì, io mi sono anche accusato, a parte questo discorso, mi sono dimenticato di che ho partecipato anche all'attentato, al fallito attentato della Daura. Vorrei che lei chiarisse alla Corte, quali erano le motivazioni per cui era stato emesso il provvedimento di cattura riguardante l'omicidio dell'onorevole Salvo Lima, sulla base di quali elementi? Ma gli elementi che mi hanno dato questa ordinanza di custodia cautelare è stato sulle dichiarazioni di Mutolo, Cangemi e altri collaboratori, dove che mi chiamavano come uomo d'onore della famiglia di Partanna Mondello e come reggente della famiglia di Partanna Mondello. E mi hanno fatto questa custodia cautelare in quanto dicendo che io, dato che ero reggente del territorio di Partanna Mondello e l'omicidio di Salvo Lima era stato fatto nel territorio di Partanna Mondello, per questi motivi mi avevano fatto il mandato di cattura come mandante assieme ad altri 23 persone, assieme con Calò, Reina, Ganci, tutti i capi mandamento di Cosa Nostra. E infatti io vado in Cassazione con queste dichiarazioni e mi hanno tolto l'omicidio di Salvo Lima, però sulle basi di queste dichiarazioni dei collaboratori che dicevano mi hanno tolto l'omicidio ma rimango soltanto con l'associazione mafiosa perché... Senta, e lei effettivamente è il reggente di quella famiglia mafiosa? Sì, io sono stato reggente dell'87 quando sono uscito dal carcere fino al mio arresto. Chi l'ha nominata reggente? Per volere di chi lei è divenuto reggente? Quando sono uscito dal carcere nell'87 mi incontrai con Armando Bonanno all'Arenella, dove che Armando Bonanno trascorreva la sua latitanza in un terreno di un uomo d'onore dell'Arenella, certo Gaetano Scotto. E lì mi incontrai con Salvatore Biondino e Salvatore Biondo il Corto, dove che abbiamo discusso un po' della situazione di Partanna Mondello, in quanto non andava bene perché c'erano delle persone che erano un po', come si dice, non pratici. E così mi ha dato la reggenza Salvatore Biondino, da quando sono uscito fino al mio arresto sono stato reggente. Salvatore Biondino le ha conferito la reggenza, ma lui a sua volta aveva una carica, aveva il potere di conferire la reggenza?
Sì, Salvatore Biondino era il capo mandamento di San Lorenzo, sarebbe anche di Partanna Mondello, al posto di Giuseppe Giacomo Gambino. C'era messo Salvatore Biondino. Questo che vuol dire? Che Giuseppe Giacomo Gambino non era più capo mandamento? No, Giacomo Gambino era sempre capo mandamento, ma come era in carcere, in sostituzione lo sostituiva Salvatore Biondino. Quindi quando lei dice Biondino era capo mandamento, intendeva dire sostituto di Giuseppe Giacomo Gambino per il mandamento? Esatto, sì, sì. E a sua volta il Biondino aveva assunto questa decisione autonomamente o l'aveva dovuta ricevere o l'aveva concordata con il capo mandamento? No. Salvatore Biondino l'ha avuta da Giuseppe Giacomo Gambino, in quanto era persona molto di fiducia e che era cresciuta nelle mani di Pippo Gambino, e ha fatto sapere fuori che il suo posto lo doveva prendere Salvatore Biondino. Anche i contatti con Salvatore Reina li doveva avere Salvatore Biondino. E con riferimento alla sua posizione, cioè di reggente della famiglia, il Giuseppe Giacomo Gambino e il Biondino hanno assunto una decisione entrambi o soltanto uno dei due? No, entrambi. Entrambi decidono la posizione anche del nuovo reggente. Lei come fa a sapere questo? Ha avuto conferma che Giuseppe Giacomo Gambino le aveva conferito questo incarico? Ma più che altro è stato Giuseppe Giacomo Gambino a volere la mia reggenza, non Salvatore Biondino, in quanto io, mentre che lui, poi ci siamo visti, mentre che lui aveva gli arresti domiciliari, verso l'89-90, non mi ricordo la data precisa, abbiamo parlato un pochettino lì dov'è che c'è la sala di matrimonio all'ambasciata, là in Serra, come si chiama? In Serra, sì. Fondo in Serra. Fondo in Serra, sì. Senta, volevo chiederle questo, ne avete parlato un poco, nel senso che il Gambino le ha ricordato il fatto di questa reggenza, come lei ha appreso che il Gambino era stato lui a conferirle questo incarico? Ma io già con Giuseppe Giacomo Gambino avevo un rapporto buono prima di essere arrestato, essere arrestato sia io che sia lui, perché io prima di essere arrestato nell'84 ero l'unico uomo d'onore di Partanna Mondello ad andare da Pippo Gambino, persona di fiducia con Pippo Gambino, dove che io certe volte andavo a lamentarmi da Pippo Gambino per quanto riguardava la nuova reggenza che c'era a Partanna Mondello dopo la scomparsa di Rosario Riccobono. E dove che lui mi diceva che Pino Civiletti e lo stesso Antonino Porcelli dice lasciali stare, non ti applicare, quando hai bisogno qualche cosa, qualsiasi cosa viene da me, perché quelle dice sono più cornute, dice di Sano Riccobono. Senta, signor Onorato, sostanzialmente il Gambino in quel periodo, quando le fu data la reggenza, era detenuto o era libero? Era agli arresti domiciliari. Agli arresti domiciliari. Adesso, dal momento, la domanda iniziale era quella riguardante l'omicidio Lima. Molto sinteticamente, io vorrei sapere se questa regola che il Cancemi e il Mutolo avevano rappresentato, o il Marchese e il Mutolo, non ricordo chi ha indicato, è una regola effettiva, e cioè se il rappresentante del territorio in cui avviene un omicidio deve essere a conoscenza che si sta verificando l'omicidio, e se lei ne era a conoscenza. Sì, questa è una regola ben precisa di Cosa Nostra. Io ero a conoscenza, in quanto quando mi venne comunicato dell'omicidio si è stata fatta una riunione a Sperragavallo da Simone Scalici, uomo d'onore di Tommaso Natale, dove che mi venne comunicato che doveva essere uccisa questa persona, dove che io faccio parte anche del gruppo di fuoco di Salvatore Biondino, e è una regola che è sempre esistita,
anche se negli ultimi tempi, diciamo, Salvatore Reina, Salvatore Biondino e tutta la alcune persone di Cosa Nostra, quelli più stretti, diciamo che la davano questa confidenza non a tutti, ma alle persone più intime. Quindi in quel caso lei ebbe notizia come reggente della famiglia e poi lei ci ha spiegato che ha avuto anche un ruolo di esecutore. Adesso io vorrei però molto sinteticamente che lei spiegasse in che cosa è consistito questo suo ruolo di esecutore materiale dell'omicidio dell'onorevole Lima. È consistito che si è fatto l'omicidio nel mio territorio e mi è stato comunicato, dove che io ero in rapporti intimi con Salvatore Biondino, e che è stato portato a compimento il lavoro nel mio territorio. Lei ha materialmente partecipato all'azione finale riguardante l'omicidio dell'onorevole Sì. Lima? Ecco, volevo capire. Sì, personalmente sono... Personalmente ho partecipato personalmente e io personalmente ho sparato all'onorevole Salvo Lima assieme con Giovanni D'Angelo, un uomo d'onore della famiglia di Partanna Mondello. Lui che mi portava la motocicletta e io che di dietro che ho fatto l'esecuzione. Senta, adesso io vorrei chiederle se vorrei tornare un attimo indietro e parlare del periodo in cui lei ha cominciato ad avere i primi rapporti con Cosa Nostra. Parliamo dal 78 in poi, limitando il periodo fino all'83, che è la data della strage, la data in cui è avvenuta la strage del dottore Chinnici, luglio del 1983. Io vorrei chiederle, nel 1978 lei ha detto che il mandamento di Saro Riccobono era molto vasto e che includeva Acqua Santa, Resuttana. Io vorrei che lei indicasse quali famiglie componevano nel 78 il mandamento di Saro Riccobono. Ma io mi ricordo che nell'80... che nel 78 vedevo arrivare persone da tutte le parti, come si dice, dalla Sicilia. Però non ero combinato e non capivo come uno può capire quando c'ha gli occhi aperti e ho combinato ufficialmente in Cosa Nostra. Quando io nel 80 ho iniziato la mia, come si dice, entrata in Cosa Nostra, Salo Riccobono aveva nel suo mandamento Partanna Mondello, Tommaso Natale, che prende anche il territorio di Cardillo e Speracavallo, poi c'era San Lorenzo, poi c'era Pallavicino, lo Zen, che faceva parte sempre di questo territorio di Partanna Mondello, poi c'era l'Acqua Santa, dove che c'erano i Galatolo, Resuttana, faceva parte anche del mandamento di Rosario Riccobono, l'Arenella faceva parte anche, poi Isola delle Femmine, Capaci, Carini, aveva tutto questo, non mi ricordo se Torretta faceva parte di Bocca di Falco, di Passo di Rigano. Lei ha indicato... Comunque, era, lei ha indicato alcune località, tutte Partanna Mondello, Tommaso Natale, San Lorenzo, Pallavicino, Zenna, Acqua Santa, Resuttana, Arenella, Isola delle Femmine, Capaci, Carini. Tutti questi territori avevano ciascuno una famiglia? Sì, sì. Quindi esisteva anche una famiglia dello Zen, una famiglia mafiosa dello Zen? No. No. Lo Zen ricadeva nel nostro territorio, io sto parlando come territorio, ecco, tutto il territorio, poi lo Zen ricadeva nel territorio di Partanna Mondello, nel nostro territorio. E allora? San Lorenzo aveva la famiglia. San Lorenzo aveva? San Lorenzo aveva la sua famiglia, che all'epoca il capofamiglia era Buffa, Salvatore Buffa, e Tommaso Natale c'era un'altra famiglia che... c'era come rappresentante, capofamiglia, Bartolomeo Lino Spadola. A Capaci c'era Vincenzo Vassallo. A Carini
C'era Battista Passalacqua, poi c'era Resuttana, c'era Francesco Madonia, poi c'era la reggenza, e ancora non era famiglia, perché poi è diventata famiglia, all'Acqua Santa, di Enzo Galatolo, e Giuseppe Rubino, che era anche reggente. Poi c'era la famiglia della Renella, dove che era uno dei Lo Cicero rappresentante, non mi ricordo a nome fosse Giovanni o Salvatore, che erano parecchi fratelli. Sì, questi erano tutti i rappresentanti del territorio. Pallavicino allora apparteneva a qualche famiglia? Pallavicino apparteneva sempre al territorio di Partanna Mondello, perché sì. Il territorio di Partanna Mondello è vasto. E Isola delle Braccia, Femmine? La Daura. Isola delle Femmine apparteneva a Capaci. Benissimo. A Vincenzo Vassallo. Questa è la situazione che lei trova nel 1980, ci ha già indicato il capomandamento, era Saro Riccobono. Vorrei sapere cosa è successo successivamente, e cioè se questo territorio si è mantenuto inalterato fino al 1983 o se ha subito delle variazioni. Mi scusi, per non tornarci più, sì. Questo mandamento è quello di Partanna Mondello. Partanna Mondello è capo del capomandamento Rosario Riccobono. Se vuole, Presidente, avendo preso appunti, sì. Le posso... No, no, ho già preso... Già fatto, benissimo. Allora, signor Onorato, cosa succede dall'80 in poi? Questo mandamento rimane inalterato o subisce delle variazioni? No, subisce delle variazioni in quanto nel 30 novembre 82 Saro Riccobono viene strangolato assieme con Salvatore Michalizzi e altri due uomini d'onore, sempre della famiglia di Partanna Mondello, dove che si era presentato a una riunione della commissione, dove che poi non è più ritornato perché è stato ucciso. E sia il capomandamento che il sottocapo e anche due persone, due uomini d'onore della famiglia di Partanna Mondello. E succede che il mandamento da quel momento in poi non è più a Partanna Mondello, ma a San Lorenzo, dove che il nuovo capomandamento è Giuseppe Giacomo Gambino. E noi tutti, quelli che siamo rimasti, perché parecchi della famiglia di Partanna Mondello sono stati uccisi, siamo stati convocati da Pippo Gambino, dove che abbiamo fatto gli auguri, dove che lui ci aveva detto, messo a corrente di quello che era successo, dicendo che Saro Riccobono era sbirro, era confidente di questura, no, era un crastazzo, insomma, noi là ad ascoltare, in quanto abbiamo fatto anche gli auguri al nuovo capomandamento, e da quel momento le cose cambiano. A San Lorenzo prende il mandamento di Partanna Mondello, San Lorenzo, Tommaso Natale, Capaci e Carini. Il nuovo capomandamento di questo territorio è Giuseppe Giacomo Gambino. Mentre a Resuttana fanno un nuovo mandamento, non è più famiglia, ma capomandamento è Francesco Madonia, che abbraccia sia l'Acqua Santa che la Renella. Questi due quartieri. Oltre che Resuttano, ovviamente. Sì, sì. Senta, per comprendere bene, lei conosce bene proprio l'estensione dei territori, vuole spiegare alla Corte qual è la zona dell'Acqua Santa, qual è la zona dell'Arenella e qual è la zona di Resuttana? Ma la zona dell'Acqua Santa è dove c'è il cantiere navale che confina con il porto e via San Polo. Questo è il territorio dell'Acqua Santa che confina con la famiglia del territorio di Resuttana, dei Madonia. Confina anche con la Villa Egea, perché poi dopo la Villa Egea è un altro territorio, l'Arenella. L'Arenella inizia dalla Villa Egea fino a
confina dopo qualche 10 metri prima o qualche 10 metri dopo la villa dove è stato l'attentato al dottor Falcone. Alla Daura. Questo è il territorio dell'Arenella. Mentre Resuttana confina con San Lorenzo, un pezzo confina con San Lorenzo, un pezzo confina con Partanna Mondello, un altro pezzo confina con il mandamento di Pippo Calò e di Raffaele Ganci. Lei sa dove è stata commessa la strage del dottore Chinnici, dove ricade la via Pipitone Federico? La strage del dottor Chinnici è stata fatta nel territorio di Francesco Madonia. Ci vuole spiegare come lei ha appreso che Francesco Madonia era divenuto capomandamento e quando è divenuto capomandamento? Ma il mandamento di Madonia è stato fatto qualche anno prima dalla scomparsa di Rosario Riccobono, perché qualche anno prima Rosario Riccobono lascia il territorio dell'Acqua Santa, dell'Arenella e Resuttana e rientra a Partanna Mondello, dov'è che ci lascia il mandamento ai Madonia. Non è che io poco fa ho fatto un errore, perché il mandamento di Resuttana è stato creato qualche anno prima dalla scomparsa di Rosario Riccobono. E tutti conoscevamo, prima della scomparsa di Rosario Riccobono veniva Nino Madonia, che era di casa da Rosario Riccobono, dove che lui assieme con Gaetano Carollo gestivano il mandamento di Resuttana, e che il padre era in carcere e lo gestiva Antonino Madonia il mandamento. Senta, lei ha parlato di tre famiglie. Nino Madonia faceva il sostituto del padre, come Biondino faceva il sostituto di Pippo Gambino. Quando il padre, il Francesco Madonia, è stato sempre detenuto in quegli anni, cioè dall'80, cioè lei ha detto qualche anno prima della scomparsa di Riccobono all'83, che lei sappia, o è stato poi liberato? No, è stato sempre in carcere, poi è uscito successivamente, non mi ricordo se è uscito nell'82, 83, comunque in questo periodo è uscito, nell'83 se non erro. E quando è uscito dal carcere, il Francesco Madonia ha assunto la qualità a tutti gli effetti di capomandamento? Sì, certo. Senta, lei ha detto che componevano Resuttana, Acqua Santa, Arenella e Resuttana. Di Resuttana ha già detto che il capofamiglia era Ciccio Madonia. Di Acqua Santa, siccome lei poc'anzi ha parlato di una reggenza, quando il mandamento era molto più vasto ai tempi di Riccobono, quando si formò il mandamento di Resuttana, rimase sempre la stessa reggenza di Enzo Galatolo o fu nominato capofamiglia a tutti gli effetti? No, dopo la scomparsa di Rosario Riccobono, la reggenza dell'Acqua Santa è stata fatta famiglia. Divenne famiglia dopo la scomparsa di Rosario Riccobono. Francesco Madonia i Madonia ci fecero la famiglia a Enzo Galatolo. E dove che Enzo Galatolo divenne rappresentante. Senta, era per l'Arenella chi era il capofamiglia? Il capofamiglia è sempre lo Cicero. È stato sempre lo Cicero da quando io sono in Cosa Nostra. Poi c'erano i vari uomini d'onore che conosco pure, però come rappresentante. Lei ha spiegato che il 30 novembre 82 è stato ucciso Riccobono assieme ad altre persone e che si è formato il mandamento di Partanna Mondello con a capo Pippo Gambino. Io vorrei sapere se lei ha conoscenza della struttura degli altri mandamenti, cioè vorrei sapere nell'80 quando lei è entrato se lei sa chi erano i vari capi mandamento. Prima risponda a questa domanda. Sì, io mi ricordo come capi mandamento, io mi ricordo per dire Raffaele Ganci, che non era né capofamiglia né reggente e neanche capomandamento prima dell'82. Dopo l'82
Addirittura gli fanno, ci creano il mandamento, perché prima dell'82 la noce neanche era mandamento, era famiglia, quando c'era Salvatore Scaglione, rappresentante, che è scomparso assieme con Rosario Riccobono quel giorno. E poi dopo l'82 ci fanno, come le stavo dicendo, il mandamento. E questa è la noce. Sì, allora, poi sotto capo c'era Anselmo, gli uomini d'onore. Le chiedo scusa, signor Avvocato. Qualche precisazione, così poi non ci torniamo più. Lei ha detto che la noce era inizialmente famiglia con a capo Salvatore Scaglione. Lei sa a che cosa era aggregata la noce, cioè se era aggregata a qualche mandamento? Ma se non erro era aggregato, non mi ricordo se era aggregato a Villa Grazia da Stefano Bontà, non mi ricordo fosse da Pippo Calò, non mi ricordo una cosa di questa, comunque mi ricordo che era famiglia, benissimo, perché Salvatore Scaglione era sempre buttato da Saro Riccobono, anche lo stesso Raffaele Ganci con i figli erano sempre a Partanna Mondello. E allora parliamo dell'82, lei ha detto muore e scompare Salvatore Scaglione e si forma il mandamento di Raffaele Ganci. Come ha appreso lei questa notizia? Ma quando io la sera che ho fatto gli auguri a Pippo Gambino c'era anche Raffaele Ganci, dove che mi è stato presentato come capomandamento. Senta, questa nomina di Raffaele Ganci e di Pippo Gambino, in che contesto avvenne? Cioè fu deliberata da qualcuno? Sì, è stato tutto voluto da Dottor Reina e da tutta la commissione. Il mandamento della noce quali famiglie componeva? Da quali famiglie era composto? Il mandamento della noce aveva un pezzo di via Perpignano, poi aveva piazza Principe di Camporeale. Io conosco, diciamo così, superficiale, non è che li frequentavo, cioè da sempre, li conosco così, come si dice, superficiale, però grosso modo aveva questo territorio. Ecco, quando Malaspina. Lei... Malaspina. Cioè lei... Malaspina mi ricordo pure, che ricadeva nel territorio della noce, la famiglia della noce. Lei sa chi era il capo della famiglia della noce e chi erano, se c'era un sottocapo, se conosce le cariche di altri componenti della famiglia della noce? Sì, c'era Francesco Paolo Anselmo che era il sottocapo. Io conoscevo il sottocapo. Sì, è il capomandamento. Poi conoscevo tanti uomini d'onore, non mi ricordo se magari qualcuno è stato capo di Cina, oppure consigliere, ma conoscevo a Franco Sciarrappa, a Epiconi, conoscevo a Calogero Ganci, a Stefano Ganci, a Mimmo Ganci, a Pippo Spina, a Raffaele Spina, a Calogero Spina, conoscevo tutti gli uomini d'onore della famiglia della noce. Oltre al mandamento della noce, sempre in quell'epoca, furono formati nuovi mandamenti? Mi ricordo che ci fu formato anche il mandamento a Villabate, che a Villabate prima era famiglia e poi successivamente dopo l'82 so così per sentito dire da Salvatore Biondino, anche da Civiletti, che si parlava sempre successivamente dopo con Biondino, che il mandamento la famiglia prima di Villabate era sottoposto il mandamento di Bagheria prima, dove che il capomandamento era scaduto, genero di Salvatore Greco, il fratello di Michele Greco. Poi successivamente dopo l'82 è stato fatto il mandamento a Villabate e Bagheria divenne famiglia.
o addirittura non mi ricordo se diventò reggenza. Comunque il mandamento si spostò a Pillabate. Lo scaduto, che era capo mandamento e che divenne capo famiglia, ebbe qualche vicissitudine, qualche problema? Perché ci fu questa modifica? Ma questo non lo so, ma so soltanto che avevano un po' di problemi con Salvatore Reina, e Salvatore Montalto stava a cuore di Salvatore Reina. Io Salvatore Giovanni Scaduto non ci ho avuto più a contatto da quel periodo dell'82. Nell'82 abbiamo fatto un omicidio assieme, mi ricordo io, lui, Nardo Greco, abbiamo strangolato una persona di Santa Flavia. Però da quel momento in poi Nardo Greco l'ha visto, però Gian Giovanni Scaduto non ha avuto più contatti, perché io spesse volte andavo anche da Michele Greco con Salvatore Micalizzi e lo incontravo. Però dopo la scomparsa di Rosario Riccobono non ho avuto più contatti con questo. Lei ha detto che Salvatore Montalto stava a cuore di Rina, però non ha detto, ha parlato della formazione di un mandamento. E vorrei capire che rapporto c'è tra Villabate e Salvatore Montalto. Sì, perché il nuovo capomandamento, il mandamento di Villabate è Salvatore Montalto. Lei sa con precisione, perché lei ha detto me lo riferì Biondino successivamente, lei sa con precisione quando Salvatore Montalto diventò di Villabate? Ma dopo l'82, 83, non lo so, mi ricordo, dopo l'82 mi ricordo che era stato fatto pure questo mandamento nuovo, assieme con la noce. Può essere più preciso sull'indicazione temporale o non ha questa possibilità perché non è in possesso della notizia? Del periodo? Sì. Ma io mi ricordo così, penso che sia l'82, 83, dopo l'82. Lei ha detto che stava a cuore Salvatore Montalto di Rina, per quale motivo? Ce lo vuole indicare? Ma era risaputo in Cosa Nostra che Salvatore Montalto era a cuore di Salvatore Rina. Io mi ricordo che siamo stati a mangiare pure una volta alla Torretta da Vincenzo Di Maio. E c'era Salvatore Montalto, che io conoscevo già quando lui veniva da Salo Riccobono, mi ricordo già che lo conoscevo, dove che si è stata fatta una mangiata, che eravamo una sessantina, settantina di persone, che c'erano tutti i capimandamento, non tutti ma quasi tutti, in questa mangiata che abbiamo fatto a Torretta, in uno stallone di Maio. Sì. Al di là di questo, che è un rapporto di amicizia, io vorrei sapere se lei è a conoscenza di fatti specifici che riguardano attività connessa con Cosa Nostra, posti in essere da Salvatore Montalto. Ovviamente se ne è a conoscenza. No. Senta, lei sa se Salvatore Montalto è stato detenuto? Sì, ci siamo incontrati parecchie volte prima di collaborare. Era imputato assieme con me nell'omicidio Lima. Ed è a conoscenza. Avevamo un processo assieme. Ecco, ed è a conoscenza se chi abbia retto il mandamento nel periodo in cui il Montalto era detenuto? No. Lei ha parlato fino ad ora del mandamento di Passanna Mondello, di quello di Resuttana, di quello della Noce e di quello di Villabate. Ci vuole riferire se ci sono state altre modifiche dopo l'82, cioè nell'82, a seguito di queste scomparse di Riccobono e Scaglione, in altri mandamenti? No, non mi ricordo, conosco altri capi mandamento, però non mi ricordo se ci sono state modifiche, cose, però questo non io lo posso dire, allora, non me lo ricordo bene. Ci vuole riferire qual era la composizione della commissione a fine 1982, oltre a questi mandamenti che ci ha già indicato, o comunque nell'82? Eh sì, c'era Pippo Calò.
Pippo Calò, che era a Palermo Centro, Portanova, Borgo Vecchio, abbracciava tutto questo territorio di qua, che poi successivamente, dopo l'arresto nell'85, ha preso il posto suo, lo sostituì Salvatore Cancemi. Poi c'era l'uditore Passo di Sigaro, che c'era in quel periodo Salvatore Buscemi, se non erro. Poi c'era quello di Caccamo, che ho avuto contatti diretti anche con quello di Caccamo, che in quel momento era Francesco Intile, Ciccio Intile, che poi si è suicidato al carcere di Luciardone. Poi c'era quello dei Greco, di Michele Greco, dei Sciaculli, che successivamente poi capomandamento divenne Lucchese. In che epoca? Poi nell'82-83, cioè fine 83, 82 sta dicendo, no? Sì. Cioè c'era Michele Greco. Sì. Niente, poi qualche altro magari non me lo ricordo. Lei ha mai sentito parlare di Corleone? Sì? Corleone. No. Ah sì, vabbè, quello c'era, c'era pure quello di Corleone, di Salvatore Reina, sì, già io me ne andavo per scontato, anche se lo dovevo dire, c'era quello di Bernardo Brusca, come mandamento. Aspetti, andiamo piano, Corleone, Reina in quel periodo era capomandamento? Sì, capomandamento. Chi altri facevano parte di questo mandamento di Corleone? Ma c'era Bernardo Provenzano, c'era Leoluca Bagarella, altre persone che non mi ricordo, che venivano, anche l'ho conosciuto in questa mangiata che abbiamo fatto qui a Torretta. Lei ha mai conosciuto Luciano Ligio? Sì, Luciano Ligio sì. Non l'ho conosciuto, ma era risaputo in Cosa Nostra che era Cosa Nostra, che era uomo d'onore. Ma personalmente non ci siamo mai incontrati, perché lui era stato sempre detenuto in altri carceri. Lei sa se il Ligio rivestiva delle cariche? No. Non lo sa. Lei sa se Bernardo Provenzano a quell'epoca avesse delle cariche? No, io sapevo solo di Salvatore Reina. Di Reina. Poi volevo chiederle, Partinico... è territorio mafioso? Partinico c'era il capo, era pure mandamento, e c'era un certo Nenè Geraci, che io ho conosciuto anche personalmente, che era anche imputato pure nel processo Lima. Lei poi ha parlato di Brusca, di Bernardo Brusca, che territorio aveva? Aveva il territorio di San Giuseppe, era capomandamento a San Giuseppeato, Monreale, San Giuseppeato, altre borgate qui, paesi vicino, che non mi ricordo in questo momento come si chiamano. Per Pagliarelli, lei ha conoscenze? No, Pagliarelli negli ultimi tempi sapevo, così parlando, che c'era Antonino Rotolo, però che io non ho conosciuto, non l'ho conosciuto fuori, ma l'ho conosciuto in carcere. Senta, torniamo. Che era imputato anche con me. Prego. Che era imputato anche con me nell'omicidio dell'aeroparlamentare Salvo Lima. Torniamo ai mandamenti che lei ha soltanto elencato, in particolare al mandamento di Palermo Centro. Se lei è a conoscenza di quali famiglie componevano Palermo Centro, e se lei già nell'80 sapeva che il Calò era capomandamento. Sì, sapevo che Calò era capomandamento, lo conoscevo personalmente, mi è stato presentato
prima da Sano Ricco Bono, e successivamente siamo stati pure a mangiare insieme, e aveva come mandamento Palermo Centro, Porta Nuova, il Borgo Vecchio, non mi ricordo se aveva anche, non mi ricordo di preciso se comunque confinava con il quartiere della Calza, oppure forse aveva metà della Calza, comunque conoscevo io questi territori come Palermo Centro di Lippo Calò. Poi lei ha parlato di Passo di Rigano e ha indicato, però non con sufficiente precisione, Salvatore Buscemi. Io vorrei sapere quando, secondo le sue conoscenze, il Buscemi è divenuto capomandamento di Passo di Rigano, ovviamente se lo sa. Non l'ha sentita bene, dottoressa, ho sentita piano. Lei ha parlato di Salvatore Buscemi come capomandamento di Passo di Rigano. Io le chiedo, quando Buscemi è divenuto capomandamento di Passo di Rigano? Ma io come capomandamento di Passo di Rigano ho conosciuto cioè Salvatore Buscemi, sapevo che era a Passo di Rigano, sia nell'87-88, in questo periodo, che conoscevo anche prima ai tempi di Sano Ricco Bono, però che precisamente non so se lui nell'83 era capomandamento o c'era Angelo La Barbera oppure qualche altro, perché questo mandamento, diciamo, non l'ho mai seguito bene come persone. Non ha avuto rapporti diretti con questo mandamento o li ha avuti? No. Per Caccamo lei ha parlato di Intile, di Ciccio Intile, che poi si è suicidato, ha detto. Già in quell'epoca era capomandamento l'Intile? Sì. Poi lei ha parlato di Michele Greco come capomandamento di Ciaculli. Da quanto tempo era capomandamento? Ma io l'ho conosciuto come capomandamento che ci andava assieme con Salvatore Micalizzi, con Sano Ricco Bono a mangiare, oppure per altri motivi, ma fino al suo arresto nell'85, quando è stato arrestato, era ancora lui il capomandamento. Per Partinico lei ha indicato Nene Geraci, vuole indicarci se aveva qualche soprannome? Noi lo chiamavamo Zu Nenè, non... Ci può dire, non lo so se aveva altro soprannome. Ce lo può descrivere fisicamente? Ci può dire se è una persona giovane, anziana? No, è una persona che oggi ha sui 80 anni e magari è abbastanza anziano. Poi lei ha parlato di San Giuseppe Iato e di Bernardo Brusca. Lei l'ha conosciuto personalmente, Bernardo Brusca? Sì, Bernardo Brusca l'ho conosciuto intorno all'82-83, in questo periodo. Anche è stato presente Bernardo Brusca, a parte che i rapporti che aveva anche con Sano Ricco Bono e con i Madonia, San Lorenzo, che veniva spesso, l'ho conosciuto anche, siamo stati a mangiare insieme alla Torretta, dove che poco fa ho elencato tutte quelle persone che erano presenti. In territorio di San Mauro Castelverde c'erano famiglie mafiose o c'era qualche mandamento? In territorio di San Mauro Castelverde c'era Giuseppe Farinella, che ho conosciuto nell'84, mi è stato presentato, se non erro, nell'84, sì, che ero sceso per i preliminari del processo da Giuseppe Galatolo a Termini Imerese, dove che mi è stato presentato come capo mandamento di San Mauro Castelverde, la zona di Cefalù e via di seguito. Lei ci ha indicato tutti i mandamenti e tutti i capi mandamento che con riferimento al periodo della strage. Io vorrei chiederle, i capi mandamento avevano un ruolo
nell'ambito del proprio territorio c'era un coordinamento tra i vari capi mandamento? Se, dottoressa, non si sente bene qua, se lo può alzare sì, un po' il volume. Mi avvicino al microfono. La domanda è questa: abbiamo parlato dei vari mandamenti e dei vari capi mandamento all'epoca della strage. Io le chiedo se lei è a conoscenza del ruolo che avevano i capi mandamento. Il ruolo dei capi mandamenti è stato sempre quello di mettere o non essere d'accordo a questi omicidi eccellenti, dove che ogni omicidio di un certo spessore si riunisce la commissione e che questa commissione è composta dai capi mandamenti, di tutti i mandamenti che ci sono a Palermo e provincia. Lei ha parlato di una commissione che è composta da tutti i capi mandamento. Lei sa se esiste un soggetto che coordina la commissione? Ma all'epoca il coordinatore della commissione, io ai tempi di Sergio Ricco Bono, che con Salvatore Michalizzi parlavamo sempre di questa commissione, come era composta, come si fa, era Salvatore Greco, Michele Greco, che coordinava le riunioni della commissione. E capo commissione era Salvatore Reina. Ha parlato di riunioni. Lei sa dove si riuniva la commissione? Ma la riunione della commissione si faceva, spesse volte io ho accompagnato Saro Ricco Bono a Favarella, una volta l'ho accompagnato per un'altra riunione che si tenne in uno stallone dei Pipitoni lì a Carini, Danilo Pepitone, dove che c'erano tutti i capimandamenti che partecipavano a questa riunione, a San Giuseppe Iato si facevano riunione, fuori Palermo, ad Alcamo si facevano riunione, a Mazzara, ma se ne parlava che le riunioni si facevano in tutti questi posti di qua. Sì. Lei ha parlato di aver accompagnato Saro Ricco Bono. Saro Ricco Bono dal novembre 82 non c'era più. Lei ha avuto modo di accompagnare qualche altro capo mandamento a riunioni dopo l'82? No, dopo l'82 non ho avuto più, perché poi c'è stato che è cambiato il mandamento, noi non avevamo più il mandamento come famiglia e quindi non potevamo partecipare all'unione di commissione e quindi non c'è stato più l'occasione di andare a lasciare altre persone, come si dice, in riunione della commissione. Però intorno all'88... non mi ricordo se 88-89, parlando con Salvatore Biondino, mi disse che Salvatore Reina se n'era andato un po' seccato di una riunione che c'era stata fatta, una riunione perché voleva uccidere il sindaco Lando, che però la commissione non ha voluto. Senta, lei ha parlato di riunioni a San Giuseppe Iato, ricorda dove si svolgevano queste riunioni? Dove accompagnavi Ricco Bono? No, io a San Giuseppe Iato non so che si facevano le riunioni, che Ricco Bono ci è andato, Ricco Bono ci ha lasciato la pelle pure a San Giuseppe Iato, a zona Dammusi. Dobbiamo fermarci un attimo, signor Onorato, si è staccato un collegamento. Ci fermiamo un attimo. È in basso a destra, forse che si è bloccato. No, no. Quello c'è. Retrovia, sarà Viterbo. Senti, possiamo approfittare per fare eventualmente una pausa? È ritornato. Si chiama? È già in crisi di astinenza, avvocato? Per la verità, quando è arrivato di corsa ha avuto un'astinenza da caffeina. Non le fa male. Non le fa male. Per la verità sì.
Presidente, posso continuare o dobbiamo accedere alla richiesta dell'avvocato Lablasca? Ci siamo, possiamo riprendere o no? Proseguiamo qualche altro minuto e poi facciamo una pausa. Senta, le stavo chiedendo, prima che saltassi il collegamento, dove si svolgevano queste riunioni a San Giuseppe Jato? A casa di chi? In quale zona? Ma a casa di, nella zona di Brusca Bennardo, la zona Dammusi, Dammusi. Poi volevo che lei chiarisse perché ha fatto soltanto una piccola parentesi, questo ruolo della commissione, lei ha parlato di omicidi eccellenti, io vorrei sapere da chi lei ha appreso questa regola della commissione e se ci può fornire degli esempi di omicidi eccellenti deliberati dalla commissione, se ne è in possesso di questo dato. Sì, perché la riunione della commissione, non si riunisce la commissione per un omicidio di un ladro oppure di un rapinatore che va rapinando nei negozi. Questo il rappresentante, il capofamiglia della zona stessa non ha da chiedere a nessuno, lo può fare liberamente quando vuole e come vuole, solo prendendosi informazione se appartiene a qualche uomo d'onore, ma se non appartiene a nessuno, come si dice, lo può fare come, quando vuole. Invece è diverso di un omicidio sia di un uomo d'onore, un omicidio di una persona, come si dice, di una certa importanza, che si riunisce la commissione, ma ancora di più la commissione si riunisce quando ci sono degli omicidi eccellenti. Eccellenti sarebbero dei magistrati, dei carabinieri di una certa importanza, dei grossi giornalisti. Allora, quando un avvocato che ha una certa fama, un grosso personaggio politico, allora quando ci sono di questi omicidi, che noi li chiamiamo omicidi eccellenti, allora interviene la commissione e si decide se si deve o non si deve uccidere, essendo tutti d'accordo la commissione. Questa... perché prego, prego. Domani nessuno vuole detto che mi hai rovinato oppure che hai rovinato, perché siamo stati tutti d'accordo. E queste informazioni chi gliele ha fornite? Ma io da quando sono entrato in Cosa Nostra, come si dice, questi discorsi li ho sempre saputi, da Salvatore Micalizzi, da Salvatore Cobono, dallo stesso Salvatore Biondino, ho sempre vissuto questi discorsi io, perché sono stato sempre intimo, prima con Salvatore Cobono, poi con Salvatore Biondino, quindi non è che lei ha fatto... ero, diciamo, un soldato, come si dice, messo così, avevo dei rapporti abbastanza intimi. E lei ha fatto l'esempio della volta in cui Rina voleva uccidere il sindaco Orlando e non è riuscito in commissione ad ottenere il consenso. A questo punto io le vorrei chiedere perché la commissione deliberasse l'omicidio dell'uomo importante, l'omicidio eccellente come lo definivate voi, era necessario il consenso di tutti i capi mandamento? Certo, bisogna essere tutti d'accordo. Il sindaco Orlando non è stato ucciso perché i capi mandamenti di Palermo non hanno voluto, in quanto Orlando era ben voluto dai cittadini, e che poi un omicidio di questo, a parte che si mettevano lo Stato contro e si faceva molto rumore, ma si metteva anche di più per l'Unione Pubblica contro, perché Orlando era un sindaco voluto bene da tutti i cittadini palermitani. Senta, e quindi il capimandamento non hanno... Prego. Sì, sì, dicano. Mi scusi perché mi stavo facendo una domanda. Per quelle che sono le sue conoscenze, in questi anni sono venuti numerosi omicidi eccellenti. Le è stato riferito che la commissione, che erano stati deliberati e decisi dalla commissione provinciale di Cosa Nostra?
No, in tutti questi anni di tutti no, ma io dell'omicidio Lima sì, perché Salvatore Biondino mi disse che Teodor Reina con tutta la commissione erano contenti di quello che il lavoro si era fatto per quanto riguardava l'omicidio, come era stato fatto, mi erano stati fatti complimenti da parte di tutta la commissione. Questo io lo posso dire. Lei poi... Sì. Poi continui lei. No, poi altre cose che io non ho fatto, non le so dire. Lei aveva... Io so quello che io... Quello che lei ha fatto, ovviamente. Lei aveva mai sentito parlare negli anni Ottanta del dottore Chinnici? Del dottor Chinnici, sì. In che termini e da chi? No, in termini che non era ben voluto, che stava, era nella mente di tutti nel senso negativa, che lo volevano, come si dice, morto, perché era una persona scomoda. Vuole essere più preciso e riferirci da chi ha appreso questi discorsi e quando li ha appresi? Ma già questi discorsi io ce l'ho con Salvatore Michalizzi, con Rosario Riccobono, questi discorsi partono già dall'81-82, che questo Chinnici, questo dottor Chinnici perseguitava Cosa Nostra, come poi successivamente è stato come Falcone, Borsellino, che aveva un impegno, che si prendeva impegno contro le persone di Cosa Nostra. Lei sa... O ha mai sentito parlare di un'attività di indagine particolare che il dottore Chinnici svolgeva prima di essere ucciso? Sì, sì, era all'ufficio istruzione là, dove che si facevano indagine, era capo, come si dice, capo dei magistrati. Sì, volevo chiederle questo, prima di essere ucciso, lei ebbe notizia nell'ambito del suo mandamento di particolari processi che stava curando il dottore Chinnici, di che tipo di attività stava svolgendo? No, no. Voi di Cosa Nostra, avevate modo di avere delle informazioni, chiamiamole di prima mano, all'interno dei palazzi, del Palazzo di Giustizia sull'attività che i magistrati stavano portando avanti? Ma io mi ricordo che Cosa Nostra ha avuto sempre, al Tribunale ha avuto sempre, come si dice, chi faceva sapere tutto, chi aggiustava i processi, non sono mai mancati i mezzi per sapere e per, come si dice, giostrare i vari processi oppure per sapere altre cose. Lei apparteneva al mandamento di San Lorenzo, il suo capomandamento era Pippo Gambino. Che rapporto aveva lei con Pippo Gambino? No, io buoni l'avevo, i rapporti con Pippo Gambino. E da Pippo Gambino ha mai saputo quali erano i suoi canali di informazione all'interno del Palazzo di Giustizia? Ma lui era in ottimi rapporti con il giudice Signorino, quello che poi si è suicidato. Già in quell'epoca, quando c'è stata la strage del dottore Chinnici? Sì, sì. Sì, sì. Senta, lei dove si trovava quando è stato ucciso? Intanto volevo sapere se lei ha mai sentito, al di là di questi discorsi, che era scomodo il dottore Chinnici perché aveva iniziato questa attività di indagine nei confronti della vostra organizzazione, se lei ha mai sentito... da qualcuno di progetto proprio di ucciderlo, di progetto già avanzato? No, no, questo no. Dove si trovava lei quando è avvenuta la strage del dottore Chinnici? Ma io ero in quel periodo ero sempre con Pino Civiletti, con il mio reggente Pino Civiletti, con Nino Porcelli, al mercato ortofrutticolo, andavo ogni giorno lì.
Successivamente alla morte del dottore Chinnici, lei ebbe modo di apprendere nell'ambiente qualche informazione con riferimento agli esecutori materiali della strage? No, come esecutore materiale della strage ho sentito da lui stesso che mi ha detto che lui un minuto prima se passava Angelo Noto. Angelo Noto era un uomo d'onore che era imparentato con altri uomini d'onore che non mi ricordo con chi. Comunque non mi ricordo neanche di quale famiglia era questo Angelo Noto, fosse di Salemi, comunque non mi ricordo. E che eravamo in carcere con Enzo Galatolo, all'ottava sezione del Luciardone, nell'87, che c'era questo Angelo Noto pure. E siccome lui ci faceva antipatia a questo Angelo Noto, ma no, più che altro lui, Enzo Galatolo, per far sapere e per fare vedere che lui ha sempre partecipato in cose importanti, di alto livello, prendeva sempre dei discorsi affinché andavano a finire che lui era sempre un grande uomo d'onore che aveva partecipato in grandi cose. In sostanza mi aveva detto che mentre che eravamo lì alla ottava sezione, che questo Angelo Noto era passato qualche due minuti, tre minuti prima di scoppiare la bomba dove che è stata fatta la strage. C'è stato un peccato perché se passava allo stesso momento, ci facevamo saltare la testa pure Angelo Noto. Parlava di questo Angelo Noto. Dice che è stato fortunato, no? E poi mi ha raccontato che aveva partecipato in questa strage di Chinnici. Quindi Enzo Galatoli in quell'occasione le riferì di essere responsabile della strage del dottore Chinnici? Sì, sì. Le disse... Ma non solo questa, Enzo Galatolo parlava sempre con me. Quando andavamo tipo a Villa Egea la sera a bere qualcosa, appena si beveva qualche bottiglia, scusando la frase, qualche bottiglia di champagne, iniziava a parlare che lui aveva strangolato a questi, che aveva ammazzato a quelli, e raccontava tutta la sua storia. Ma erano sempre cose... di ogni sera. Si figuri che io certe sere non scendevo perché già sapevo quello che mi doveva raccontare, che a me mi dava fastidio. Ma per quella che è la sua esperienza, il Galatolo le ha mai inventato cose che non aveva fatto o diceva la verità? No, diceva la verità, per carità, perché era uno che delle cose ne aveva fatti, non è che... Anche perché con me aveva qualche omicidio pure, avevamo degli omicidi assieme, e quindi con me parlava, c'era un rapporto intimo, un rapporto che mi conosce da quando eravamo bambini, quando io ero bambino mi ha cresciuto lui, e quindi eravamo in buoni rapporti, e mi raccontava tutta questa situazione. Io vorrei capire, vorrei che lei chiarisse bene quali sono state le parole che le ha detto il Galato, se le ha spiegato che ruolo aveva avuto nella strage del dottore Chinnici. No, che lui era stato presente alla strage, no, il ruolo, che lui era stato presente, che era lì, che quando passò questo Angelo Noto era meglio, dice, se passava qualche minuto prima, dice, perché l'avevano visto passare a questo Angelo Noto, prima di scoppiare la bomba. Quindi che il Galatolo era presente sul luogo della strage nel momento in cui si è verificata la strage? Sì, sì. E le ha riferito mai nel corso di questo vostro rapporto di intimità se aveva partecipato anche ad altre fasi precedenti? Ad altri fatti precedenti? No, fasi precedenti la strage Chinnici, cioè fasi preparatorie alla strage, se aveva in qualche modo fornito un contributo anche per la fase precedente la strage? No. Mi ricordo che mi aveva detto queste parole, non mi ricordo altre cose. Lei sa nel 1983-82 quali erano i rapporti fra Enzo Galatolo e Nino Madonia? Ma erano i rapporti fra Enzo Galatolo e Nino Madonia, erano 24 ore assieme, ogni giorno, notte e giorno, sempre insieme. Lasciavano la sera e poi l'indomani mattina erano di nuovo assieme. Oppure certe volte erano fino a tardi, erano sempre assieme. Lei quando doveva parlare con Nino Madonia, dove lo andava a trovare? Quando io dovevo parlare con Nino Madonia, lo andavo a trovare al vicolo Pepitone dai Galatolo. Ci vuole descrivere... Oppure
Oppure? Sì. Oppure lo andava a trovare in via Montalbo, una zona del mercato ortofrutticolo di Palermo, da un certo Benedetto Marciante. E che questo Benedetto Marciante era sempre assieme con lo stesso, con Enzo Galatolo. Erano sempre assieme. E certe volte andava per trovare Nino Madonia, lo andava a trovare a Benedetto Marciante, dove che incontrava Galatolo e Nino Madonia. Lei ha parlato di Vicolo Pipitone, ci vuole descrivere dove si trova questo posto e se c'era un immobile, un terreno? Ma qua il Vicolo Pipitone è di fronte il cantiere, la manifattura di tabacchi, al fianco al cantiere navale c'è una manifattura di tabacchi. Di fronte a questa manifattura di tabacchi c'è il Vicolo Pipitone, dove che entrando in questo vicolo a qualche 50-60 metri c'è una piccola traversina che si entra in questo vicolino piccolino, è un vicolo piccolino che si entra e ci sono degli appartamenti, due mi sembra, che ci sono delle persiane, dove che accanto c'è un palazzo, dove che i Galatolo hanno costruito questo palazzo, e ci abitano le sorelle, i fratelli e tutti, sotto ci sono magazzini, poi dietro questo palazzo loro hanno un terreno, dov'è che qui si riunivano pure, venivano persone da fuori, dati mandamenti, e poi a fianco a questo palazzo, a parte il terreno, c'è una persiana in legno, dove che qui si custodivano armi, dove che si strangolavano persone, dove che assieme con il Galatolo io abbiamo strangolato persone e messo qui dentro in questa persiana. E Nino Madonia era spesse volte per andarla a trovare, e lo andavamo a trovare al Vicolo Pipitone qui. Senta, l'avete anche utilizzato come punto di partenza per commettere omicidi? Sì, e abbiamo fatto un omicidio io con i figli di Galatolo, è un omicidio di Paolo Gaeta, e siamo partiti da questo vicolo Pipitone, da questa persiana con la macchina, per andare a sparare a questo Paolo Gaeta, che c'è un processo che già sono stato sentito alla Corte d'Assise di Palermo per questo omicidio. Vorrei chiederle un'altra cosa, lei sa se il Galatolo in quella zona avesse degli immobili, dei magazzini nella sua disponibilità? Ma guardi, i Galatolo erano padroni assoluti di tutta la zona dell'Acqua Santa, via Meraglio Rizzo, come si dice, Aranella, anche se loro non erano padroni diretti, ma erano i padroni di poter usufruire di qualsiasi cosa che volevano, perché avevano dei box, dei garage che erano dei Graziano, con loro sono in ottimi rapporti, che sono anche in Graziano, sto parlando, mio suocero, i fratelli di mio suocero, che sono i costruttori Graziano, che costruiscono qui in questa zona, hanno fatto più di 40-50 palazzi in zona via Meraglio Rizzo, e qui avevano dei garage, dei magazzini che erano tutti a disposizione sia dei Madonia che dei Galatolo. Poi in via D'Amelio, dove che è stato ucciso il dottor Borsellino, avevano un terreno che anche qui in questo terreno che qualche 4-5 mila metri, comunque un bel pezzo di terreno, sulla sinistra, andando verso via San Polo. Poi avevano delle case vecchie dove che loro mettevano armi, che io sapevo che dopo che ho collaborato la DIA non ha trovato neanche una pistola, perché erano state tolte tutte cose. Al Cristofalo, dove che allora avevano delle case vecchie che custodivano armi, esplosivo e tutto, e anche macchine rubate. Nelle immediate vicinanze della fiera, all'altezza delle Palme, lei sa se possedessero qualche magazzino i Galatolo? Dalla fiera. Dunque, qui nelle vicinanze della fiera avevano un terreno che loro quando ogni anno, quando ci sono, c'è la fiera, lo danno in gestione a uno che per posteggio auto, perché essendo che c'è troppa confusione per la fiera, loro lo affittano come posteggio auto. E poi avevano in via Ammiraglio Persano,
che ai dintorni della fiera avevano anche dei scantinati, dei magazzini. Ecco, questo scantinato che si chiama magazzino, via Ammiraglio Persano. Questo scantinato magazzino di via Persano può indicare con precisione, provenendo dalla fiera, andando verso il mare, se viene sulla destra o sulla sinistra? Sulla destra. È ad altezza del livello della strada oppure è in posizione sopraelevata o sottoelevata? No, si scende, c'è uno scivolo che qui ha costruito il costruttore Arnona in questo palazzo. Nino Arnone, che era... Sì, dica. Sì, le chiedevo se lei è mai entrato in questo scantinato e se ci può descrivere com'era la conformazione, cioè se c'erano delle stanze, se era un unico vano, che tipo di... se c'erano delle colonne, insomma, dica lei com'è. No, io so che avevano questo scantinato qui dentro, dove che questo Nino Arnone aveva costruito. Poi ci posso descrivere io quelle che avevano in via Ammiraglio Persano, che c'erano in questi garage, c'erano dei salotti, dei divani vecchi messi là, delle sedie, tavole, c'era qualche pure frigorifero, perché erano due o tre garage che avevano, che io dico in via Ammiraglio Persano. Senta. Che magari, come qua ci sono due, tre vie, e quindi non mi voglio, io dico quello che so. Che c'è anche costruito un ufficio abusivo dentro, sotto un palazzo di qualche 9 piani, c'è fatto sotto questo palazzo di sotto, c'è fatto un ufficio abusivo, che loro chiamavano ufficio, che poi non è che era ufficio. Si andavano lì per vedersi, per parlare, per incontrarsi. Lei ha detto che ogni volta che cercava Nino Madonia lo trovava o da Marciante o da Galatolo. Lei lo cercava spesso? Non? Lo cercava spesso. Non ho capito. Lo cercava? Sì, mi scusi, non lo so. Sì, certo, no, spesso no, ma certe volte per dargli dei soldi, per quanto riguardava la Motomar, che era un... Era uno che usciva la mensilità dell'estorsione, che io li prendevo a Mondello, era un certo Lombardo che aveva la Motomar qui a Mondello. E io ogni 6 mesi prendevo dei soldi e li davo ai Madonia, a Nino Madonia oppure a Salvo Madonia, dipende chi c'era, oppure ai Galatolo. Erano soldi che erano del loro, erano di loro. Ma no, che li prendevo per quanto riguardava Mondello, perché questo che abitava a Mondello, che aveva l'esposizione della Motomar lì a Mondello a Capogallo, aveva dei magazzini in via Caltanissetta, una traversa di via Libertà, che era nel mandamento di Resuttana, e quindi questo, siccome usciva i soldi ogni mese, la mensilità, l'estorsione, e li prendevo io, lo stesso Gio, l'abbigliamento, li prendevo pure io e glieli facevo avere, diciamo per motivi anche di estorsione o per altri motivi. Li vedevo spesso, sì, sia a lui che a Galatolo. Senta, lei è a conoscenza se il Madonia avesse delle attività, svolgesse attività di lavoro di altro tipo fuori dalla Sicilia? Se avessero lavoro fuori dalla Sicilia? Sì. No. Signor Onorato, le chiedo scusa, non le arriva la voce o... Sono troppo vicino al microfono, le arriva troppo forte? No, certe volte arriva piano la voce. Ah, arriva piano, quindi metto lì. Non arriva certe volte chiara, certe volte non arriva chiara qui. Allora, io le stavo facendo questa domanda, se lei sa di attività che Nino Madonia svolgeva all'estero. No. Ci vuole dire quali erano i rapporti fra la famiglia Madonia, la famiglia del mandamento di, cioè la famiglia, il mandamento dei Madonia, il mandamento di San Lorenzo e il mandamento della Noce? Ma guardi, il mandamento dei Madonia con quelli di San Lorenzo e della Noce, e compreso quella di Salvatore Reina, era tutta una fratellanza. Perché dico Salvatore Reina? Perché
con gli altri non tanto, cioè, ma questa fratellanza fra Madonia, Pippo Gambino, Raffaele Ganci e Salvatore Reina, c'era una grande fratellanza, un grande rispetto, una grande sincerità, era tutta una cosa. La forza di loro era questa. Noi uomini d'onore parlavamo proprio di questo, che la forza di loro erano queste persone che erano così affiatate. Quali erano gli uomini di fiducia di Giuseppe Giacomo Gambino in quell'epoca? Ma i uomini di fiducia nella famiglia di Pippo Gambino era principalmente Salvatore Biondino, Salvatore Biondo il Lungo, e Salvatore Biondo il Corto, Girolamo Biondino, il fratello di Salvatore Biondino, Michelangelo Pedone, che era molto pure di fiducia, queste persone. Anche Giuseppe Buffa era molto intimo con Pippo Gambino. Lei ha conosciuto Stefano Ganci? Sì, Stefano Ganci lo conosco come uomo d'onore, lo conosco come lui, come i suoi fratelli. Sono stato al matrimonio quando si è sposato suo padre con la sorella di Pippo Gambino. Sono stato in sala, in chiesa. Lei sa se il Stefano Ganci è uomo d'onore e quando lo è diventato eventualmente? Ma io l'ho sempre conosciuto come uomo d'onore. Quando dice sempre, intende dire dal momento della sua combinazione? No, nell'80 no, ma dopo l'82, 83, ma sì, no, ma anche forse nell'82, perché eravamo molto intimi con la famiglia Ganci noi. Venivano sempre da Salo Riccobono con Dodo Scaglione. Lei ha conosciuto Giuseppe Montalto? Ne ha mai sentito parlare? No. Io allo Stato, Presidente, non ho altre domande.